Sì, oggi è la giornata mondiale della sclerosi sistemica e la nostra azienda ha pensato di celebrare questa giornata con un open day di prevenzione della sclerosi sistemica. È una malattia rara, autoimmune, colpisce preferenzialmente le donne con un'età media di 40 anni, ma può colpire anche in età pediatrica. In Italia sono presenti 25.000 casi e presso questa azienda ospedaliera abbiamo in carico circa 250 pazienti, di cui il 30-35% provengono da fuori provincia e il 25% da fuori regione. La presenza di un'unità operativa di reumatologia presso questa azienda è sicuramente un valore aggiunto. È un valore aggiunto per questa azienda, è un valore aggiunto per il nostro Dipartimento Scienze Mediche di cui facciamo parte ed è un valore aggiunto per la provincia perché è possibile fare diagnosi precoce ed è possibile intervenire precocemente con terapie innovative per evitare poi il coinvolgimento d'organo di una malattia sistemica in cui in tempi lontani non era possibile fare una diagnosi precoce, né avevamo a disposizione farmaci, per cui era elevata la mortalità. Quindi credo che veramente questo evento sia significativo se consideriamo che la prevenzione e la conoscenza di queste malattie può esserci di aiuto per prevenire malattie importanti con gravi disabilità.